La carza in sé per sé, quando la tagliate, come si presenta? Si presenta così. Spoglia, nuda. Infatti, se voi vedete, qui nella fattispecie ci ho messo un cuoricino che pare proprio che prosegue il cuore che stava sotto. Invece, questa qua è un'applicazione che trovate sempre nel pannello. Vedete? E qui invece col termovinile siamo andati a scrivere Mochi Maggi. Ma guardate che abbiamo scoperto, perché oggi ho fatto esperimento. E allora, queste le ho, le 18 centimetri, questa qua nella fattispecie è cucita con la macchina da cucire. L'ho abbellita con il plush, che è, questa qua la Stafil la chiama pelliccia d'agnello, ma questa agnello non ha visto manco in foto. È una pellicetta e è di colore beige, che è proprio il top, perché riprende le varie decorazioni. E sono andata col termico, col termovinile, a scrivere sulla pelliccia e tiene benissimo. Perché? Perché avevo fatto questa che non mi ha soddisfatto, perché la R là andava sul cuoricino, e allora ho provato così e funziona così. Vedete? Vedete? Queste tre sono tutte incollate. Allora, ragazze, un po' di metodo. Che cosa facciamo? Io adesso inizierei. Le facciamo in tre maniere, queste calzette: cucita a macchina, cucita a mano, incollate. Io inizierei e porterei alla fine la lavorazione per tre, per tutti e tre i metodi. Ok, allora partiamo subito con il cucita a macchina. Sei parte, vai. Allora, primo passaggio, prendiamo che sto a parlare. Primo passaggio, prendiamo un panno Lenci tinta unita. Io, dato il colore della stampa, ho scelto un Ecru Mélange, che mi ci diceva, che è attualmente finito, con Assunta è finito la Ecru Mélange. Comunque, potete scegliere anche un beige, che ci sta bene, ok? La rende un po' più chiarina, Sparazzina, chiarina. sì. Allora, andiamo a cucire a macchina. Ok, io faccio così. Mo' poi abbassare. Ok. Panno Lenci tinta unita. Calzettina, ma fermo con due spillini, anche se è piccola piccola, ma la potevo pure rischiare. E taglio a grossolana, pare in piatto di pasta, spaghetti a grossolana. Eh? Sì. Scusa, me dai due spaghetti a grossolana? Poi prendo la macchina da cucire, gli levo la polvere da addosso, attacco la presa, non ci vedo, scusate, ok? E si parte così, molto facilmente, cercando di tenere uno spessore davvero minimo. Siete pronte? Go!
Ciao macchina! Ciao. Eccoci qua, leviamo l'ago. Ecco il risultato. Adesso andiamo a tagliare lasciando quasi niente del bordo. Vedete, qua mi sono allargata un po' troppo, potevo stringere un pochetto, eh? Petra dice, sai cucire bene. Grazie. Tu calcola che noi lasciamo come cucito creativo. Abbiamo conosciuto la gomma, abbiamo detto ciao. Ciao. Adesso, come andiamo a rigirare facilmente questa nostra calzettina? Come andiamo, Giusy? Prendiamo la nostra pinzetta inversa, pigliamo la punta, aspettate, arricciamo, 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 arricciamo fino ad arrivare alla pinzetta, ok, e spingiamo la pinzetta verso dentro, eccoci qua. Ok, boh, mi raccomando, non vi scordate la pinzetta dentro. Quindi riabbassiamo. Si spinge e questa si apre e la sfiliamo. Adesso lo so che non si dovrebbe fare, ma io lo faccio. Vado con le forbici a tirare fuori la cucitura. Poi un po' che le mani senza stalla. Eccoci qua. Adesso parliamo di decorazioni. Che cosa faccio? Prendo il mio foglio di plush da Staffil, lo metto al contrario. Questo è 30 centimetri. Io ho visto che piegato a metà mi fa il giro perfetto della mia calzettina. Ok, quindi spingo un po' sulla metà così da vedere dove devo tagliare. Ecco, si vede il segno, dal vivo si vede. Metto la calzetta sul plush, mi faccio un segnetto indicativo con la forbice. E vado a tagliare fino a metà. Ecco qua. Ok. Adesso incollo con la colla a caldo. Scusate, prima di incollare con la colla a caldo ci attacchiamo il nome. Ah. Perché prima? Perché se noi andassimo dopo a scaldare col ferro da stiro la colla che avremmo messo si distaccherebbe. Quindi prima attacchiamo il nome e poi ecco qua. E poi andiamo a incollare più o meno al centro. Questo è vinile termico bronzo glitter. Aspettiamo che il ferro si scalda. Quindi vinile col transfer che è già in dotazione al vinile. Carta forno e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sto Ma che segnando. me l'hai toccato No, te? no. Ma come no? No, no. Ma come?
Mai alzato il ferro, diavolo. No, 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 no. Ah, forse prima, Lo sì. sapevo io. Guarda, mi ha bruciato un pezzo di plush. No, vabbè, raga, comunque lo sapevo Scusate. io. Comunque viene bene. Qua c'ho la controprova fatta da me col ferro basso, che vado subito a mettere a 2. Stava a 2,5 e calcola che fa tanto, quel mezzo in più. Viene bene, non vi preoccupate. Vabbè, lì ci mettiamo una decorazione. Esatto. Adesso con l'a caldo. Sua calzettina. Poi prendiamo un pezzetto di panno Lenci dello stesso colore del retro, che è circa 1 cm per 15 più o meno. Puntina di colla, lo chiudiamo e lo mettiamo su retro, così. Poi adesso puntina di colla, puntina di colla, puntina di colla, puntina di colla, senza stringe, perché sennò, anzi, allargata la calzetta e andate a fa incolla bene, vedete? Avanza addirittura, perché questa qua è cucita a macchina, quindi lo perdiamo col centimetro. Sennò sarebbe perfetto. Adesso io la metto qua, colla, 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 e vado a chiudere senza stringe, mi raccomando. Ok, anzi, allargo. E chiudo bene. Eccoci qua. Meno cotta sarebbe stata più carina. Comunque carina lo stesso. Bellissima, sì. Ok. E questa è la cucita a macchina. Adesso ci facciamo la cucita a mano. Allora, cucita a mano si parte così. Abbiamo ritagliato la calzettina. Ci prendiamo la calzettina, la mettiamo sul nostro panno Lenci tinta unita. E che cosa facciamo? Prendiamo il pennarello termico, quello che col calore se ne va. Tracciamo la calzettina. Quindi in realtà voi vi potete fare pure un cartamodello su un cartoncino e poi riportate il cartoncino sul panno Lenci tinta unita, cioè non c'è bisogno di pigliare questa. Mo' io il cartamodello non me l'ero fatto e quindi uso la calzetta vera e propria. Scusa la curiosità, ma che sto da solo a fare No, no, c'è tanta gente. Maria calze? Ah! Rosaria chiede, non capisce se siamo in diretta o no. Maria Rosaria, sì, stiamo in diretta, no, ma Giussi, non Sì, parlavi, mi credevo che sì. stavo da sola. No, no. Poi c'è Francesca, c'è Anna Giulia, Marilena. Ah, c'è Prima sta la avevo visto gente. Barbara, Katia e Daniela. C'è. Marilena dice che meraviglia. Lidia, Sorricone, ciao, un bacio. Poi c'è Alba che dice sono molto belle. Allora, io non mi voglio sbagliare, ma mi sa che è terminata solo la calza della A 30, misura quella che voglio da io, a 30, 30. se non mi Ci sbaglio. stanno sia le 40 che le 18. C'è Marianna, c'è Loredana. Prima ho visto anche Assuntina nostra. Ah, c'è stata allora. Francesca dice sono stupende. Allora, ritagliate. Ci appoggiate sopra. Uno, per scrupolo, per farsi parlare dietro, io ce lo metterei. Eh sì. Uno. Poi prendiamo il nostro puntarte e iniziamo la cucitura. Mo'.
Io, vedete? L'ho già iniziata, sono arrivata a tre quarti, la portiamo a termine insieme, ok? C'è anche Rosangela, c'è Giovanna. Siccome che la mano mia così... Vabbè, forse no, perché prima mi è venuto un crampo, perché sto proprio bella stesa, hai capito? Adesso però, insomma... Allora, si parte. Riprendo il punto dove avevo lasciato, metto para al confine e vado. Roberta dice ci siamo, ci siamo. Per chi non lo conoscesse, il puntarte è una guida che ci permette di fare punto festone e punto filza perfetti, sia della ci dà la lontananza tra un punto e l'altro, ma ci dà pure l'altezza tra un punto e l'altro, ok? C'è anche Robby Bay, invece Tania dice ci siamo e ammiriamo. Ciao Samantha. So, fa piano piano così, eh? Sì. Io ho fatto lo zoom, spero si veda bene. Ciao Chiara e ciao Lulù. Allora, vedete? Prendete il punto, l'ultimo punto, ecco, lo centrate, non so se si vede. E poi andate avanti col puntarte e continuate la cucitura. Io mi ci trovo benissimo. Questa che sto usando perché il set del puntarte ha tre diverse distanze. Questa che sto usando è la più grande o la mediana, non so. Comunque la piccola è davvero piccola, è l'ultimo punto, quindi facciamo uno, 2, 3, chiudiamo, ok, e ci andiamo a portare il filo dietro, così, ok, e andiamo a tagliare. Eccoci qua. Questo è un ago da battaglia, lo dico specialmente per Isabella che mi ha regalato il Sì. puntaspilli a zucca che uso tantissimo, ma questo qua è un ago da battaglia che ho sempre qua. Ok? Eccoci qua. Questa è la cucitura fatta con il puntarte. E questo ha a filo singolo, non l'ho doppiata a filo singolo, e questo è il risultato dal davanti. Il filo che ho utilizzato è un bordeaux. La scelta è dovuta da e decorazione da garzetta. Ok? Adesso qui ci andiamo a mettere il nome questo sopra al panno lenci. Così. Spingiamo un po'. Ecco qua. Fammi abbassare il carta forno e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, vedete? Sì. Ho abbassato troppo. Niente, ragazzi, il ferro, perlomeno io, è come il sedile della macchina. Quando sposti Oh, scusate, 1, 2, 3, mi 4. serviva. Ma io ti ho detto sempre, chiedi, capito? Chiedi. Vabbè, al compleanno sapete che regalarmi, un ferro da stiro. Ecco Mo qua. devo aspettare il 29 d'agosto. Quanti danni Attenderò, farai? attenderò. Gli do un'altra passatina per scrupolo. In realtà questo qua sarebbe il fissativo, ma non credo che Alessandra la laverà mai sta No. garzetta. Il fissativo serve per i lavaggi. Eccoci qua. Adesso ci vado a mettere un pezzettino
po' più grande, magari. Vabbè, noccio questo, famo questo. Allora, le lettere in questo caso sono tagliate col plotter, però si possono benissimo fustellare con qualsiasi alfabeto. Certo. L'aggeggio per cucire si chiama puntarte. Ok. Stessa storia. Stringhetta, le pannolenci, puntina di colla e via. Ok. Senza stringere, mi raccomando, se no non gli saprà la calzetta. Vedete? Ci arriva perfetto il 15 centimetri della pellicetta peluche. Ecco qua. Perfetto, era la sua proprio, eh? Perché il foglio è 30x40. Ecco qua. Il pannello dei pannolenci dà pure tante, 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 tante decorazioni. Io mo, eccole qua, vedete? Ne dà proprio a bizzeffe. Carino, Ok. lecca lecca. Io infatti me ne sono tagliata qualcuna. E potremmo andare a vedere di decorare sta calzettina. Ok, adesso come facciamo a incollare delle cosine così piccole senza scottarsi le dita con la colla a caldo? Con la pinzetta inversa. Ta-tan. Prendiamo, vedete? Io non sto spingendo niente perché tiene lei per me. Incollo. Spingo, rilascio e vai. Ok. Il puntarte lo trovi sul sito www.mochimaggi.it. Nella casella cerca scrivi proprio puntarte, così come l'hai scritto. Vedete? Ho aggirato il beccuccio dalla pinzetta, rilascio, questo casca e spingo. Eccoci qua. Punto festone. Comunque il ginger nella tazza è... È carino, No, è troppo tenero. eh? Adesso le più semplici, le più facili, quelle che adoro, sono le incollate. Sono le incollate, ragazze. Perché se ne fanno milioni e milioni e milioni in pochi secondi. Allora, prendiamo il nostro pezzettino di pannolenci. E poi a dritto, una. Due. Ce la fa entrare? C'entra benissimo. E tre. Anche se una. Scusate. Facciamo così, che così mi tengo una striscetta sana sana. Eh? Quindi appoggiamo le calze ritagliate precedentemente sul nostro pannolenci tinta unita e andiamo a fare questo. Raga, millimetrica la colla, millimetrica, guardate. Poca, poca, poca. Poca, poca, poca. Poi, cosa importantissima, spingete un po' verso l'interno così si crea sta taschetta. Ok, e non andate a spalmare tipo come va la torta. No, ma spingete e basta. Continuiamo così su tutto il bordo della calza. Io cerco di procedere sempre simmetricamente, capito? Parallelamente.
Non è che mi faccio tutto un bordo e poi faccio l'altro, faccio, vado de pari passo con uno e con l'altro. Sì. Ah. Incollandole con il peso delle cioccolate non si apre. Ma no, mo fammo una prova, va. Questo stampato è panno Lenci. Concetta chiede che cos'è. Grazie, Saura. Sì, aveva risposto. Grazie. Panno Lenci stampato, pannello calze. I pannelli sono di idee per creare. Ok, andiamo a ritagliare prima grossolanamente. E poi con più precisione mantenendo la mano destra, se siete destre, le forbici con un'inclinazione di circa 45 gradi. Vado. Concetta dice, ok, non sapevo ne esistesse a fantasia. Sì, questi sono proprio pannelli stampati, diciamo, a tema. Ogni pannello ha il suo tema, il suo progetto, le sue decorazioni. E poi comunque esiste il pannolenci stampato a fantasia. Concetta, se vai su www.mochimaggi.it ne trovi in quantità. È arrivata una macchina. Che Di accelerare. ansia. Ok, adesso per quanto riguarda quello, incollato, io mi vado sempre a cercare che la colla abbia preso bene su tutta la lunghezza della calzetta. Sembra di sì. Come faccio? Entro e apro le forbici. Vedete? Sembra abbia preso bene. Entro e apro le forbici. Ok. Adesso la signora che ha detto: ma se ci mette il cioccolato, non è che si apre la calzetta? No. Si è incollato bene e non ti si apre niente. Che ci posso mettere di pesante? La colla. Che ci posso mettere di pesante? Beh, dai, collo. Ciao, un attimino solo, sto arrivando. Sì, tranquillo. Boh, una forbice. Non s'apre. No. E vabbè, lasciami il cellulare qua che io continuo. Pende. Pende? Sì, vedi. C'era un DJ che si chiamava Pendulum. Ah sì? Sì. E come faccio io se Allora, dammi pende? una bottiglia. Da bottega. Regge? Posso Sì. Sì. continuare? Ok, perfetto, vai. Il centro ce l'hai un po' più in qua. Ciao, Brava, ciao, ciao, questo è ciao, ciao, il centro. ciao, ciao, Giussi, ciao. Allora, adesso ci andiamo a mettere pure qui un nome. Ciao. Non ti avrò una, ma stamattina, vedo. Ok. C'ho questo qua, sì, questo qua. Qua, Sì, sì. due fogli di quello. Due di questo, Questa esatto. la facciamo diversa. Sì. Così, carta forno. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'è paura, che ti rimanda. Un'altra passatina. Allora, in questo caso, Pagola, non ci dovete avere paura perché il tempo che voi fate sti 20 secondi, poi andate a mettere le decorazioni, che là la si è già rifreddata, ok? Vedete, infatti? Non ha subito danni. Qua c'è sta la colla, no? Col calore questa si riapre. Invece non ha subito danni. Ecco. Ok, adesso ci mettiamo un'altra stellina. Sì.
Poi lo possiamo mettere. Il cuoricino è troppo grande? Qua troppo grande io me lo rifilerei. Me lo rifilerei. Sulla parte bianca, per renderlo un po' più piccolino. Ecco, mi sono tornata. Assuntina Brava Giusy. dice che bella questa è per mamma. Sì, questa è per mamma mia. Allora, le scritte sono in termico, termovinile, in questo caso glitter bronzo. E potete tagliarlo col plotter o a mano o con le fustelle. Allora, io penso che queste le useremo, se staremo insieme, se non le useranno, come porta posate o per 31 o per l'Epifania, per pranzo dell'Epifania, non so, non vediamo. La mamma ci mette pure un altro cuore, dai! Un'altra macchina. Sempre io. Sì, torno. Ciao, dimmi. Martina sta in diretta! Siamo anche in diretta su Facebook. Sì. No, vinile no, c'ho il termico rosa gold. Il termico è quello, no, il termico è quello che si stira. No, no, allora niente, no. No, 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 nada. Di nulla. Ciao, ciao, Ciao. ciao. Rieccomi.